L'attuale comune di Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, il comune di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano. È proprio qui che si trovava una potentissima abbazia, fondata nel 1027 da quella famiglia che darà poi a Padova addirittura 8 principi, la Signoria dei Carraresi, i da Carrara per l'appunto. Nella chiesa abbaziale si conservano questi preziosi mosaici dell'XI secolo e la tomba proprio di un carrarese, Marsilio da Carrara. L'abbazia venne soppressa dalla Repubblica di Venezia, ma possiamo ancora ammirare la splendida chiesa, la torre campanaria e una piazzetta su cui si affaccia oggi la canonica, però era parte dell'antico monastero. E qui erano veramente tanti gli interessi, soprattutto economici, di nobili famiglie, addirittura quella dei Medici di Firenze. Infatti Carrara, ma non era in Toscana? No, in realtà sono tante le leggende sull'origine di questo nome. Forse quella più romantica parla di un amore tra due giovani che, ostacolati dalle loro famiglie, sarebbero fuggiti in un bosco proprio qui vicino. Qui hanno costruito la loro dimora di una tale bellezza da essere definita una casa rara, contratta poi in Carrara, infine nell'attuale Carrara. Chi va al mulino si infarina, dice il detto. I carraresi erano fortunati perché non dovevano andare troppo distante. Qui infatti c'è Ponte Manco, l'antico borgo dei mulini. Mulini erano in epoca veneziana ben due e facevano girare fino a 12 ruote, trasformando quindi questo che era un piccolo villaggio in un vero e proprio centro proto-industriale. È tagliato a metà dal canale Biancolino, lungo il quale si sono sviluppate sontuose dimore come Villa Grimani Fortini, ma anche semplici case che una volta erano abitate dalle varie maestranze. Anche oggi, se chiedete agli abitanti in che via abitano, vi risponderanno in calle, proprio come quella di Venezia. Le rive del canale sono percorribili a piedi, in bicicletta, utilizzando l'antico tracciato definito la via del sale e dello zucchero, un tempo importante via di trasporto di tantissimi prodotti. Dalla terra all'aria. I cieli di Due Carrare, infatti, sono stati solcati da alcuni famosi aerei che hanno lanciato su Vienna migliaia di volantini inneggianti alla pace. Era il 9 agosto 1918 e sono partiti da Villa Avesani Zaborra, meglio nota come il Castello di San Pelagio, che ospita un affascinante museo del volo. Qui si possono visitare anche le stanze d'Annunziane. Infatti, al comando di quel gruppo di velivoli c'era proprio lui, il vate Gabriele D'Annunzio, che in una lettera così descrive questo luogo. Limite alle forze. Non vi è limite alle forze. Limite al coraggio. Non vi è limite al coraggio. Limite al patimento. Non v'è limite al patimento. Dico che il non più oltre è la bestemmia al Dio e all'uomo più oltraggiosa. Di là dal coraggio, di là dal sacrificio, di là dalla vita, di là dalla morte. Ecco il luogo altissimo, ecco il luogo profondissimo dove io abito, ecco il luogo segreto, mistico e ardente, dove io vivo.